Limite per x che tende a più infinito di 1 più 1 su x elevato a x. Questo qua è sì, fai. Però ti va dimostrato. Nel senso, una volta lo fa. Allora, la funzione 1 più 1 su x elevato a x, vediamo un po' se la sapete, maggiorare e minorare. Tra 2 e 3. Qua stavolta x non è n. Il problema è che se fosse n, lo sappiamo che è quella tende a x, però può assumere anche valori non interi. Tuttavia, io posso, se la voglio maggiorare, cosa faccio? Faccio 1 sulla parte intera di x, e poi qua ci metto la parte intera di x più 1. O se preferite è così. 1 più 1 su la parte intera. Così siamo sicuri che consideriamo un numero intero. Esatto. Perché l'ho maggiorato in questo modo? Perché qui ci ho messo la parte intera e quindi diciamo il denominatore è sceso, 1 fratto parte intera di x è aumentato, quindi la base è aumentata. E anche l'esponente è aumentato, la base aumentata è maggiore di 1. Anche l'esponente è aumentato perché se prendo la parte intera di x più 1, sicuramente è maggiore di x. Ok? Viceversa, qua posso scrivere 1 più 1 fratto la parte intera di x più 1, tutto elevato alla parte intera di x. Oppure se volete la parte intera di x più 1, fratto 1 più 1. Qui ho fatto il contrario, ho aumentato il denominatore, quindi questo diminuisce, quindi la base diminuisce, e voglio anche diminuire l'esponente. Allora, per diminuire l'esponente devo usare la parte intera di x, ma fatemelo scrivere così: parte intera di x più 1 come esponente sopra e 1 sotto. Questo perché adesso queste due quantità, quando x tende a più infinito, assumono valori. La parte intera di x tende a infinito, ovviamente, ma queste quantità che valori assumono? Assumono valori del tipo 1 più 1 su n alla n, sempre in tempo, no? Perché la parte intera di x è sempre un numero intero. Quindi questa qui tende a e, e questa è facile, no, tende a 1, perché questa tende a infinito, questa tende a 0, 1 più 1, 1, 1 per e tende a e, e questa la stessa cosa. Questa tende a E sempre perché questi valori sono valori sempre della successione 1 più 1 su n alla n, semplicemente perché vedete qua il numero intero è lo stesso dell'esponente, no? Chiamatelo n. Poi ovviamente quando x tende a infinito, la parte intera di x tende a infinito, quindi da un certo punto in poi questo assume valore del tipo 1 più 1 su n alla n per n maggiore o uguale di n, e quindi diciamo si avvicina sempre di più a te, e questo anche analogamente tende a 1, e quindi ok. Se adesso faccio il limite per x che tende a meno infinito di 1 più 1 su x alla 1 su x, scusate, alla x, quanto viene? Meno e? Meno e sarebbe 1 elevato alla meno infinito. È sempre una forma indeterminata. Noi poi sottolineiamo la forma indeterminata della potenza è quando la base tende a 1 e quando l'esponente tende a più o meno infinito. Perché non ragionare? No, perché quella era 1 meno 1 su x alla x che era meno 1. Non sbaglio. No, casomai, allora, una potenza è sempre
diciamo, questo tende a 1 la base, sì. L'esponente può tendere a quello che gli pare, comunque questa potenza almeno è sempre positiva, no? Almeno se x è maggiore in valore assoluto di 1, se è minore di meno 1, diciamo, questa base è positiva e quindi questa potenza si può fare ed è sempre un numero positivo. Allora, se è un numero positivo, come fa a tendere a meno e? Caso mai tendeva e alla meno 1, cioè 1 su e. Ma non è questo il caso. Questo in realtà tende di nuovo a te. Perché tende di nuovo a te? Perché guardate qua. Questo è. Allora, cambiate variabile. Questo è uguale al limite, chiamate y uguale a meno x, allora y tende a più infinito. Allora qua fai 1 meno 1 su y alla meno y, stavolta y tende a più infinito. Allora, se ci togli questo meno, tendeva a 1 su e, si dimostra in maniera simile a prima. Ricordate, 1 meno 1 su n alla n tende a 1 su e. Ma se ci metti invece il meno, significa elevato alla meno 1. 1 su e elevato alla meno 1 è di nuovo e. Quindi questo limite in realtà è un'altra volta e. Ok, quindi fate attenzione che questo limite vale e sia quando vado a infinito, a più infinito, sia quando vado a meno infinito. Perché in realtà l'esponente è negativo. Quindi 1 meno 1 su n alla n non corrisponde a questo, perché 1 su x è come se fosse meno 1 su n, però x è come se fosse meno n, chiaro? Quando x va a meno infinito. Ok, e quella dimostrazione che questo tende a e è simile a questo non la faccio. Una volta fatta una, le altre potete fare l'esercizio. Adesso andiamo a vedere altri limiti notevoli. Allora, in realtà la funzione esponenziale la dobbiamo ancora costruire. Allora, questa è la funzione esponenziale tipo y uguale a alla x a maggiore di 1. Se a fosse meno di 1, la funzione esponenziale diciamo andrebbe a scendere invece che a salire, diciamo, scenderebbe. Se al posto di a ci fosse 1 su a, no? 1 su a elevato a x è come a elevato a meno x, e quindi si ribalterebbe il grafico rispetto all'asse delle ordinate. Ok. Facciamo questa, che è il caso più, diciamo, poi come definire questa funzione in maniera matematicamente corretta daremo un accenno, però non adesso, dobbiamo fare ancora le funzioni uniformemente continue, quindi non lo faremo adesso. Però diciamo, pensate alla funzione, che ne so, 2 alla x e alla x, c'è questa funzione ed è continua su tutto. Diciamo f di x uguale a alla x, il dominio, diciamo, il dominio è tutto R, invece l'insieme immagine chi è? 0 escluso. È chiaro? La funzione, diciamo, esponenziale assume tutti i valori maggiori di 0. Ma 0 non lo assumo mai. Questa funzione è invertibile, ovviamente scambiando dominio e codominio. Come vedete, è una funzione strettamente crescente. Vedremo che, è una funzione invertibile. Chi è la funzione immersa? La funzione immersa è il logaritmo y uguale logaritmo in base a x. Fate il logaritmo in base a tutte e due le parti, poi viene x
e poi viene logaritmo in base ad x, poi scambiate il nome di x e y e ottenete. Per quanto riguarda invece il grafico, vi ho detto come si fa, no? Prendete questo grafico, immaginate che sia su una pagina di quaderno, guardate, girate la pagina in questo modo, il pollice stava lungo l'asse d'ascisse, le altre dita stanno lungo l'asse delle ordinate, lo girate scambiando la posizione e guardate quello che vedete in trasparenza. Quello che vedete in trasparenza è questo grafico qua. Adesso scambiate i nomi x e y e avete fatto il grafico della funzione inversa. Poi naturalmente lo faremo in maniera matematicamente più corretta. Ok? No, fallo col quaderno, no, col quaderno se lo giri qui, guarda dall'altra parte, cambi, prendi fuori il quaderno, guardi dall'altra parte. Ok, anche quella sarà una funzione continua, solo che stavolta la mia funzione, il dominio chi è? È 0 più infinito, e invece il codominio f di 0 più infinito è uguale a tutto r. Vabbè, g, chiamiamola g, sta funzione y uguale g di x. Ok? Sono ambedue funzioni continue e va bene. Andiamo a vedere, quindi, se questa quantità tende ad e, il limite per x che tende a più infinito di logaritmo di 1 più 1 su x alla x, quanto fa? No. Logaritmo di tutto sarà 1. Fa 1. Logaritmo di e fa 1. La funzione è continua. Quando l'argomento tende a e, il logaritmo tende a 1. Ma questo limite posso anche scriverlo così, come limite per x che tende a più infinito di x per logaritmo di 1 più 1 su x. Ma se 1 su x lo chiamo t, questo è anche il limite per t che tende a 0 da destra, quando x tende a più infinito t tende a 0 da destra, del logaritmo di 1 più t fratto t. Beh, questo valeva anche se x andava a meno infinito, quindi anche se x andava a meno infinito, quindi se anche x, anche se t tendeva a 0 da sinistra. Allora, se t tende a 0 da sinistra o da destra, vuol dire che ci può tendere tutte e due le parti. E quindi questo limite notevole fa 1. Chiaro? Da destra fa 1, da sinistra fa 1. E quindi il limite del logaritmo di 1 più t fratto t per t che tende a 0 fa 1. Quindi dire che questo limite fa e, dire che quest'altro limite fa e, o dire che questo limite fa 1 è esattamente la stessa cosa. Ok? Un altro limite ancora che fa 1 è questo qua. Un altro limite ancora che fa 1 è questo qui. Limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 fratto x. Questo pure fa 1. Allora, in realtà basta fare una banale sostituzione, perché io chiamo y uguale e alla x meno 1. Allora, se x tende a 0, se solo se y tende a 0 come lui, perché e alla 0 fa 1, perché l'esponenziale è una funzione continua, quindi se x tende a 0 questo tende a 1 meno 1 che fa 0. Poi la funzione e alla x meno 1, tranne che questa è la x meno 1 in 0 vale 0,
tranne che in 0 non vale mai 0, quindi diciamo siamo nelle ipotesi del teorema di limite della funzione composta. Quindi che cosa succede? Succede semplicemente, io posso dire che questo limite è uguale al limite, adesso quando x tende a 0 y tende a 0, sopra cosa mi viene? Alla x meno 1 l'ho chiamato y, ma adesso se voglio ricavare, quindi questo qui lo posso sostituire banalmente con y, però se voglio ricavare x, da dove lo posso ricavare? E alla x è uguale a 1 più y, quindi x è uguale al logaritmo di 1 più y, quindi sotto che c'è la x ci metto logaritmo di 1 più y, chiaro? Siccome questo però è il reciproco di quello di prima, quello di prima tendeva a 1, quindi anche il suo reciproco tende a 1. E quindi questo vale 1, questo è uguale a questo, e quindi anche questo vale 1. Quindi questo è un altro limite notevole che abbiamo dimostrato. Andiamo a rivedere un po' tutti questi limiti notevoli. Andiamo a riprendere un attimo il principio di sostituzione degli infinitesimi. Allora, cerchiamo di chiarire un po' come si calcola l'ordine di infinitesimi e come si fanno le operazioni con gli infinitesimi. Allora, quindi per adesso questo esercizio finisce qua. Adesso prendete per x che tende a x con 0. Tra le varie funzioni della x, ne conoscete qualcuna che sia infinitesima per x che tende a x con 0? Con 0 è un numero arbitrario, per esempio 3. Allora, per x che tende a 3, conoscete una funzione che vale 0 in 3? Qual è la funzione più semplice che vale 0 in 3? Tranne la costante 1. Non è difficile. Cambio il numero 7. X meno 3. Allora, la funzione, questo si chiama l'infinitesimo fondamentale. È di ordine 1. Ok? Adesso, f di x si dice infinitesimo di ordine superiore ad alfa, alfa è un numero positivo, se solo se per definizione si scrive anche, si scrive f di x uguale o piccolo di x meno x con 0 all'alfa, se solo se il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto x meno x con 0, vabbè qua ci, correttamente ci vuole valore assoluto, all'alfa fa 0. Attenzione, perché ci va il valore assoluto? Perché se x è minore di x con 0 la base è negativa, e se alfa non è un numero intero, per esempio se alfa è la radice di 2, che ne so, meno 1 alla radice di 2, quanto fa? Non è ben definito.
Perché... Però noi abbiamo solo detto che alfa è un numero positivo, non abbiamo escluso che no, io sto parlando della base, non della... Alfa è radice di 2, numero positivo, radice di 1 è un numero positivo. Sto dicendo, meno 1 è la radice di 2, come lo definisci? Le potenze si possono definire per ogni esponente solo quando la base è positiva. In alcuni casi, per esempio, quando l'esponente è un numero intero, puoi usare qualunque base, anche una base negativa. Puoi usare una base negativa anche quando l'esponente è un numero razionale, però il denominatore deve essere dispari. Per esempio, elevare alla meno 2 terzi, che significa? La radice cubica. La radice cubica la puoi fare anche dei numeri negativi. Però elevare alla meno 3 mezzi, scusate, elevare alla 3 mezzi, se la base è negativa, come lo fai? Devi elevare alla 1 mezzo, la radice quadrata, non la puoi fare. Quindi, in realtà, correttamente dobbiamo scrivere così. Comunque, nella notazione di Landau, però non si mette, si dice o piccolo di x meno x con 0 all'alfa, cioè l'idea è che x meno x con 0 alla alfa più è grande alfa più velocemente tende a 0. Questo perché se io faccio x meno x con 0 alla beta fratto x meno x con 0, mettiamoci pure i valori assoluti, alla alfa, questo è uguale a x meno x con 0 alla beta meno alfa. Allora quando x tende x con 0, questo tende a 0, se diciamo tende a 0 se e solo se beta è maggiore di alfa, che qua se è rimasto l'esponente positivo vuol dire che x con 0 sta al numeratore, diciamo se fosse beta minore di alfa, se fosse beta uguale a alfa questo tende a una costante diversa da 0, cioè a 1, se fosse beta maggiore di alfa questa quantità tenderebbe a più infinito, perché in quel caso beta meno alfa sarebbe un numero negativo, io avrei 1 fratto una quantità che tende a 0 da destra, allora tende a più infinito. Quindi quando vado a fare questi limiti, questi rapporti, se ho un infinitesimo di ordine superiore al numeratore e di ordine inferiore al denominatore mi viene 0, se ho diciamo dello stesso ordine normalmente mi verrà una costante diversa da 0, e se invece al numeratore c'è un infinitesimo di ordine inferiore a quello del denominatore mi verrà più infinito a meno dei problemi di segno. Qua problemi di segno non ce n'era perché ci stavano i valori assoluti, bisogna stare attenti là perché può, da una parte potrebbe fare più infinito, dall'altra parte potrebbe fare meno infinito, oppure ci potrebbe essere altri tipi di problemi, chiaro? Quindi bisogna stare attenti ma solo al segno. Ok, allora In particolare, quando x tende a 0, l'infinitesimo fondamentale è x, e quindi l'infinitesimo fondamentale è x. Allora sempre di ordine 1, poi ci sarà x, x quadro, x cubo, potrei avere anche x alla 3 mezzi, io gli infinitesimi possono avere di qualunque ordine, però andiamo ad esaminare, siccome i limiti notevoli noi li abbiamo calcolati proprio per x che tende a 0, andiamo ad esaminare diciamo i limiti notevoli che abbiamo calcolato alla luce di questo discorso qua. Allora, noi avevamo prima di tutto, da altri discorsi abbiamo visto che questo qui era uguale a 1 più x più x alla n più o piccolo di x alla n. Questo l'abbiamo visto per il semplice fatto che quando vado a moltiplicare qui mi rimane 1
meno x alla n più 1, se faccio il prodotto di questa quantità per tutta questa espressione. E quindi siccome siccome 1 me lo trovo a sinistra, 1 e 1 si semplifica, e siccome x alla n più 1 è un infinitesimo, quando x tende a 0 di ordine superiore a x alla n si trova. Cioè, per capirci, 1 fratto 1 meno x uguale 1 più x quadro più o piccolo di x quadro. Perché? Allora, a partire da questa uguaglianza qui, 1 meno x per 1 più x quadro è uguale a 1 meno x cubo. Questo è un prodotto notevole, no? Allora, 1 per 1 1, poi c'è vedete meno x e più x se ne va, meno più x quadro e meno x quadro se ne va e vi rimane meno x cubo. Quando andate a fare sviluppare tutti i prodotti. Adesso dividete per 1 meno x e quindi vi rimane 1 fratto 1 meno x meno x cubo fratto 1 meno x. Ora questa quantità è 1 piccolo di x quadro, e qua lo dico, se dividete per x quadro rimane x fratto 1 meno x, e certamente è tende a 0. Se dividete per x quadro 2 si toglie ma rimane una x, siccome sotto tende a 1, sopra tende a 0. Quindi questo è un infinitesimo quando x tende a 0 di ordine superiore a x quadro. Quindi portatelo dall'altra parte e trovate questa uguaglianza. Ripeto, tra poco, diciamo oggi stesso, cominceremo a fare un po' di conti, vedremo che meno piccolo di x quadro è uguale a ultimo piccolo di x quadro, quindi non è che cambia niente. Quindi questa formula l'abbiamo trovata semplicemente da un prodotto notevole che conoscevamo dalle superiori. E questa formula, vabbè, dice c'entra qualcosa con i limiti notevoli, sì, c'entra qualcosa, però lo vediamo tra poco. Poi, analogamente, se ci metto 1 fratto 1 più x, questo è 1 meno x più x quadro più meno 1 alla n per x alla n più o piccolo di x alla n. Quindi semplicemente è lo stesso tipo di formula, soltanto che i segni a destra sono alterni. Quindi, per esempio, se voglio arrivare fino all'ordine c, questo, che cosa mi scrive questa cosa qui? Torniamo un attimo alla formula precedente. Cosa mi dice questa? Questa formula è particolarmente significativa, cioè scrivere così c'ha un senso utile, dove? Per x vicino a 0. Allora, per x vicino a 0, supponete per esempio che x sia 0.1. Qua dovete fare 1 fratto 0.9. Allora questo dice che 1 fratto 0.9 è uguale a 1 più 0.1 più 0.01 x quadro più 0.001 x cubo e così via. Poi quando arrivi a, per esempio, x alla 7, quello che rimane è qualcosa che tendenzialmente sarà più piccolo di x alla 7, cioè almeno che quando x è abbastanza vicino a 0 è sicuramente più piccolo di x alla 7. In questo caso sarebbe più piccolo x alla 7, perché il resto che rimane nel punto 0.1 sarebbe insomma più piccolo. Ok. Quindi è una specie di sviluppo, infatti si chiama sviluppo di MacLaurin, questo qua, di questa funzione vicina a 0. Cioè mi dice la mia funzione vicina a 0 è fatta da un qualcosa che non è infinitesimo, cioè valuta la funzione del punto 0, più qualcosa che tende a 0. Però questo qualcosa che tende a 0 si può, come se si potesse, spezzare in vari contributi. Questo è il contributo di un infinitesimo del primo ordine, poi quello ci verrà il contributo di un infinitesimo del secondo ordine, terzo ordine, quarto ordine, mettiamo che n uguale a 7, settimo ordine, e poi quello che avanza sarà un infinitesimo di ordine superiore a 7. Questa formula l'abbiamo trovata senza alcun bisogno di continuità, di derivabilità, di niente, di limiti, di nulla. Come vale questa? Scambiando x meno x vale pure questa. Sono i prodotti notevoli del superiore. Poi invece abbiamo fatto delle formule con funzioni un po' più complicate, però che riguardavano i limiti. Il primo limite che abbiamo fatto, se ricordo bene, era questo.
era limite per x che tende a 0 di sen x su x, e questo limite era 1, giusto? Allora, questo che vuol dire? Vuol dire, poi abbiamo visto anche che questo corrispondeva a questa formula, che se in x vicino a 0 si comportava come x più termini di ordine superiore. Cioè, scrivere così o scrivere così è esattamente la stessa cosa. Poi abbiamo dimostrato, poi vabbè, abbiamo questo limite. Questo l'abbiamo dimostrato perché se è così è una funzione eccezionale, quindi continua. E questo corrispondeva a cosine x uguale 1 più un infinitesimo. Infinitesimo generico si chiama piccolo più, perché è una cosa diviso per 1. Però poi abbiamo dimostrato un altro di limite, che il limite per x che tende a 0 di 1 meno cosine x, o se preferite cosine x meno 1 fratto x quadro uguale a meno un mezzo. Cambiamo segno al numeratore. Ricordate, abbiamo dimostrato che questo numero c'è meno un mezzo. Allora, che vuol dire? Beh, quando lo andavamo a scrivere in questa forma, questo significava che questo veniva 1 meno x quadro mezzi più termini di ordine superiore. Diciamo, togliete questo, e allora qua ci devo mettere o piccolo di 1. Moltiplicare per x quadro, quindi viene coseno di x meno 1 uguale meno un mezzo x quadro più o piccolo di x quadro. Chiaramente una cosa infinitesima moltiplicata per x quadro diventa un infinitesimo di ordine superiore a x quadro, perché se la dividete per x quadro tornate a quella di prima, che era infinitesima. Allora, portate 1 a destra e avete ottenuto questa formula. Beh, questo ci dice in qualche modo innanzitutto che questo limite era sicuramente più difficile da calcolare di quello di prima. Per quale motivo? Perché questo di prima corrispondeva a una certa formula, quello di dopo corrispondeva alla stessa formula un po' più precisa. Allora, quello di prima, le due formule, scusate, non sono in contraddizione, perché questa quantità, se vi fermate prima di 1, cioè prendete solo quello che c'è dopo di 1, è un infinitesimo per x che tende a 0. Però io, scritta così, non sapevo che infinitesimo fosse. Scritta così mi accorgo che per x che tende a 0 questo è la costante che c'era prima, poi un infinitesimo del secondo ordine, e poi quello che avanza saranno infinitesimi di ordine superiore. Quindi in qualche modo questo fatto mi dice che mi dice che da questo limite posso trarre, questo limite mi dà più informazioni di questo, ovviamente, perché scritto in questo modo mi dà una formula più precisa, una formula che fornisce più informazioni. Quindi questo sì, è vero, cioè, l'abbiamo dovuto dimostrare, però è inutile che me lo ricordo, perché per esempio già da questo ottengo qualcosa in più. Ok. Andiamo a continuare. Poi ho che per esempio il logaritmo di 1 più x, ricordate? Limite, a noi ci interessa sempre x che tende a 0, almeno per adesso, poi vediamo in futuro. Questo fratto x tendeva a 1, questo è un limite che abbiamo calcolato 10 minuti fa. Allora, che vuol dire? Che questo è uguale a x più o piccolo di x. Poi abbiamo fatto anche il limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 fratto x che vale 1. Questo che vuol dire? Che e alla x è uguale a 1 più x più o piccolo di x, sempre per x che tende a 0. Quindi, come vedete, abbiamo ottenuto alcune formule. Io
Beh, insomma, queste le abbiamo ottenute direttamente da, certi prodotti delle superiori, queste le abbiamo ricavate dai libri. Però le abbiamo scritte tutte con questa notazione qua. E queste formule hanno una struttura che ha delle, diciamo, analogie, no? Qua c'è, eventualmente c'è una costante, poi c'è un termine con la x con la costante davanti, poi eventualmente c'è, qualche volta posso saltare la costante, oppure posso saltare la x. No? Ecco, questo fatto non è casuale, insomma. Diciamo, il nostro scopo, uno dei, diciamo, degli obiettivi che avremo, sarà proprio quello, diciamo, per le funzioni analitiche elementari, di ottenere questi sviluppi, insomma. Cioè, funzioni che diciamo, saranno gli sviluppi di metodo, se le funzioni sono definite vicino a zero. E mentre qui c'è già una differenza, queste formule le potevamo portare fino all'ordine che volevamo. Per esempio, se qua ci metto 10, la formula c'ha 10 termini e poi ci avanza qualcosa di ordine superiore a 10. Qua invece faccio fatica. Ok? Faccio fatica. Vediamo un po'. Ne posso ottenere altre? Beh, qualche altra cosa si può ottenere, sì. Almeno una si può ottenere. Allora, cerchiamo di capire quali sono le basi per fare le operazioni con gli infinitesimi. Beh, direi che 99 volte su 100 noi consideriamo gli infinitesimi vicino allo zero. Quindi per ora facciamo i conti con quegli infinitesimi. Quindi o piccolo di x alla alfa non è altro che un infinitesimo di ordine superiore ad alfa. X alla alfa è l'infinitesimo di ordine alfa. Ok? In modo, il valore assoluto. Anche perché spesso questi alfa saranno interi, quindi non ci sarà neanche bisogno. Allora, cerchiamo di capire questa cosa qui. Allora, o piccolo di x3 per x quadro, quanto fa? O piccolo di quanto? X alla quinta. È chiaro o no? Perché se io faccio o piccolo di x al cubo per x quadro fratto x alla quinta, qui semplifico l'esponente, questo se ne va, è sotto minimale x alla 3, o piccolo di x alla 3 fratto x alla 3, per x che tende a 0 tende a 0, no? Quindi ho appena dimostrato che questo diviso x alla 5 tende a 0, cioè che ho piccolo di x alla 5. Viceversa, se da o piccolo di x alla 5 pongo in evidenza un x quadro, quello che mi rimane è o piccolo di x alla terza. Si fa in maniera, è tutta un'altra. Quindi, semplicemente, allora vediamo un po', se adesso faccio piccolo di x alla 3 per o piccolo di x quadro, quanto fa? O piccolo di x alla 3. Non cambia niente. È come, e qua si va con le regole degli esponenti, no? Io ho un numero maggiore di 3, un numero uguale a 2, la somma è maggiore di 5. Se invece ho un numero maggiore di 3 più un numero maggiore di 2, la somma è maggiore di 5 lo stesso. O fate questo, sembra la stessa cosa. Chiaro? Quindi questo è... Poi, ecco, sulla divisione, se facessi o piccolo di x cubo fratto piccolo di x quadro, non lo so. O piccolo di x cubo fratto piccolo di x quadro, quanto fa? Non ci pensate proprio, questa è una forma indeterminata. Prima di tutto è 0 su 0, però attenzione.
A parte il fatto che sotto potrebbe fare 0 e quindi potrebbe non essere proprio definito, ma in questo esempio qui ci sta x alla quarta fratto x cubo? Questo è di ordine superiore a 3, questo è di ordine superiore a 2. E questo è uguale a x che tende a 0, x che tende a 0, giusto? Ma ci sta anche x alla quarta fratto x alla quinta, o no? Questo è di ordine superiore a 3 e questo è di ordine superiore a 2. E questo è uguale a 1 su x, che per x che tende a 0, da destra o da sinistra, tende a più o meno infinito. Quindi non ci, è una forma totalmente indeterminata questo. Il problema dove sta? Non sta al numeratore, sta al denominatore. Perché dire o piccolo di x quadro non significa x cubo. È un infinitesimo qualunque di ordine superiore a 2. Può essere di ordine 2,1, può anche non avere un ordine preciso, può anche essere di ordine 3, può anche essere di ordine 7. Quando io scrivo piccolo di x quadro, io qua non lo so, so solo che di ordine superiore a 2. Allora moltiplicare mi va benissimo, a dividere non mi va bene. È chiaro? Se faccio questo, allora questo sì, a quanto è uguale? A o piccolo di x, perché stavolta sto togliendo proprio x quadro. Allora sto togliendo da un numero superiore a 3, da un qualcosa di ordine superiore a 3, sto togliendo 2 e quindi mi rimane qualcosa di ordine superiore a 1. Poi vediamo un'altra cosa. Vediamo o piccolo di x più o piccolo di x quadro. Quanto fa? Più. È un piccolo di x quadro. Perché comunque considero un ordine superiore. Ah, un piccolo di x. O piccolo di x. Perché gli prendo tutte e due. Attenzione. Cosa posso dire su seno di x più 1 fratto 1 più x? Fate da sopra. Qua c'avevo per esempio, scrivevo 1 meno x più x quadro più piccolo di x quadro, e sarebbe questo. L'altra era più x più piccolo di x. Adesso fate le dovute semplificazioni. Se meno x significa, che rimane? 1 più piccolo di x. 1 più piccolo di x. Questo è un infinitesimo di ordine superiore a x, quindi potrebbe essere di ordine 1,5, 2, potrebbe anche non avere un ordine preciso, ma comunque di ordine superiore a x. Questo pure. Allora, supponete di fare una stima delle vostre spese mensili. Allora, soltanto che ci sta un giorno alle vostre spese dell'ultima settimana. Allora sapete che lunedì siete andati a cena, vabbè, insomma, tra le varie cose della giornata avete speso 70 euro, più o meno 10 euro, non me lo ricordate preciso. Diciamo, se avete speso 70, 72, 73, non lo sapete. Perché non vi ricordate il dettaglio? Ora, quando andate a fare la stima delle spese dell'ultima settimana, c'ha senso che mercoledì teniate conto di aver speso 12,27 euro? No, perché hai... Ma quale senso c'è a tenere conto dei 27 centesimi quando io ho un'approssimazione già che là stavo sui 10 euro? È chiaro? Più o meno farò le spese sempre approssimate ai 10 euro. Oppure approssimate, chiaro, all'euro. Ma non mette mezzi centesimi se non mi ricordo. Quindi il discorso è, quando qua c'è un piccolo di x, tutto quello che c'è ordine superiore viene a finire tutto qua dentro. È inutile tener conto che qua c'è x quadro, quando qua non lo so che c'è. Cioè scrivere x quadro più piccolo di x non ha alcun senso, perché x quadro finisce, io lo chiamo bidone aspiratutto. Tutto quello di ordine superiore a 2 finisce qua dentro. Ok. Quindi attenzione che anche o piccolo di x più o piccolo di x quanto fa? O piccolo di x. Ok. E o piccolo di x
meno piccolo di x quanto fa? Sempre piccolo di x, non si può, non si toglie mai. Perché che ne sai? Cioè, quando quelle due, quella scrittura non indica sempre lo stesso infinitesimo, indica un infinitesimo generico. Allora magari questo è x quadro e questo è x cubo. Allora la differenza tra x quadro e x cubo, che non fa 0, puoi solo dire che sommando due infinitesimi o sottraendo due infinitesimi di ordine superiore a x, rimani con un infinitesimo di ordine superiore a x. Potrebbero esserci degli effetti di cancellazione, ma anche qua potrebbero esserci. Se questo era x quadro, questo era meno x quadro più x cubo, quando vai a fare la somma x quadro e meno x quadro si semplifica e rimane x cubo. E sapresti che è un piccolo di squadra, ma non lo sai in generale. Quindi sai soltanto che vale questa e che vale questa. Quindi attenzione a fare le operazioni con gli infinitesimi, perché abbiamo questo tipo di situazione qua. Bene. Vediamo un po' di trovare qualche altra formula, vediamo un po'. Supponiamo supponiamo di fare 1 fratto 1 più 6 x. No, non è indeterminato, questo tende a 1. Questo per x che tende a 0, questo va a 1, questo va a 1. Ah, per questo tende a 0, sì. X qua sta tendendo sempre a 0, sempre a 0. Allora, come la vogliamo considerare? Vicino a 0. Sostituire questo intanto. Allora, questa qui è 1 fratto 1 più x più o piccolo di x. Così non è particolarmente piacevole. Però io dico che questa alla fine sarà uguale a 1 meno x più o piccolo di x. Per arrivarci, come facciamo? Allora, no, facciamo una piccola sostituzione. Questa quantità la chiamiamo t. Tende a 0? Sì, per x che tende a 0, questo tende a 0, questo tende a 0, la somma tende a 0. Quindi 1 fratto 1 più t a quanto è uguale? Lo sappiamo da qua, mettiamoci t, viene 1 meno t più o piccolo di t. O no? Però attenzione, adesso andiamo a sostituire. Questo è 1 meno x più o piccolo di x più o piccolo di x più o piccolo di x. Adesso quanto fa? Questo fa 1, questo fa meno x. Meno piccolo di x quanto fa? O piccolo di x. Fa più o piccolo di x. E questo? Allora, tra questi due l'infinitesimo principale è questo. Quindi dire che è un infinitesimo di ordine superiore a questo qui è come dire che è un infinitesimo di ordine superiore a questo. Quindi vuol dire o piccolo di x più o piccolo di x è uguale a o piccolo di x. Diciamo 1 meno x meno piccolo di x che fa più o piccolo di x, quest'altro è un altro più o piccolo di x, più o piccolo di x, più o piccolo di x fa ancora più o piccolo di x. E quindi alla fine abbiamo ottenuto questa forma. Ok? Quindi, diciamo, quando io ho uno piccolo di una somma di vari infinitesimi, che ce n'è uno di ordine più basso degli altri, dire o piccolo di questo vuol dire o piccolo dell'infinitesimo di ordine più basso. Ok. Benissimo. Allora, questo è un primo abbozzo di come si fanno i conti con gli infinitesimi.
Io, se ho questa espressione, già da questa formula sono riuscito ad arrivare a questa espressione qua, e questa espressione qui, che è una funzione più complicata. Questa non è una funzione tabulata di quelle che conosco elementari, perché mica le posso tabulare tutte. Per esempio, se facciamo questa qui, facciamo 1 fratto 2 più x. Come si sviluppa? Questa possiamo sviluppare all'ordine che ci pare. O meglio. Attenzione. Allora, sopra lasciamo 1, sotto che facciamo? No. Prima mettiamo in evidenza la quantità più grande. Quando io parlo di infinitesimo principale, perché sempre la quantità più grande, quando parlo del... Ho sempre detto che bisogna mettere in evidenza la quantità più grande. Qua la quantità più grande non è infinita, è 2. Quindi viene 2. Allora, qui c'è un mezzo in evidenza e poi il resto che... quanto vale? 1 fratto questa roba qui, quanto vale? Beh, questo lo chiami t, oppure lo chiami x, usi questa formula qua, quindi che cos'è? È 1... meno t, e cioè x mezzi. Ah, x mezzi abbiamo chiamato t. X mezzi abbiamo chiamato t. Questo mettici t. Tende a 0? È certo che tende a 0. Se x tende a 0, x mezzi pure tende a 0. Poi da solo devi controllare. Allora, quindi 1 meno x mezzi più. Piccolo. No, mettiamo un altro termine. Qua ce l'hai, di termine. X quadro uguale. Ah, x quadro uguale. Più o piccolo di squadro. Allora, se vai a sviluppare ti viene un mezzo meno x quarti più x quadro ottavi più o piccolo di squadro. La costante meno piccolo di x quadro non conta niente. Certo, per x che tende a 0 sembra un mezzo fa. E non deve fare qualcosa di diverso, perché non è che questo è il gioco del cappello a cilindro, che prima faceva un mezzo, dopo che l'ha messo il cappello a cilindro può fare 2. È chiaro? Quindi questa funzione qui si sviluppava tranquillamente. È esattamente come si sviluppava questo, semplicemente bastava mettere un mezzo in evidenza e poi fare una certa sostituzione. Lo volete vedere che funziona? Allora, supponiamo di fare uno fratto 2,01. Questo, la formula dice che questo è uguale a un mezzo meno 1 su un centesimo, 0,01 è un centesimo, quindi x è un centesimo, quindi meno un quattrocentesimo, più 1, quadrato di un centesimo è 10.000, quindi 80.000, poi meno, il termine successivo sarebbe x cubo diviso 16, quindi sarebbe meno 1 su 16 per 10 alla 6. Più, diciamo, altri termini, più un resto, chiamiamolo R. Questo resto è dell'ordine di... Allora, il successivo sarà 10 alla meno 8 per qualcosa d'altro, ma sarà dell'ordine di 10 alla meno 10. Quindi, se io uso solo questi termini qua, e li sommo, dovrei avere ottenuto il risultato che c'è sulla calcolatrice. Allora, un mezzo è... 0,5. Un quattrocentesimo quant'è? 0,00, se ci metto 1 era un centesimo, quindi qua 25. Poi un 80 millesimo, 0,0000, se ci mettessi 1 qua sarebbe 1 100 millesimo, quindi 125. Poi qua 0,00000
un altro 0 e poi 625. Adesso facciamo la somma, qua mi viene 0,5025125625 e abbiamo ottenuto 4, 6, 7, 8, 9, 10 decimali, questi qua potrebbero approssimati. Oh, fate un attimo con la calcolatrice, vediamo un po'. Ce l'hai la calcolatrice? Vediamo se è fatto bene. Cioè dovrebbe uscire quell'approssimazione va a 0,1. Ah, no, devi fare 1 fratto 2.01 e vedi se ti esce. Però, scusate, questo lo dovevo sottrarre, quindi qua non è, è 49,75. Poi questo qua lo dovevo aggiungere, questo qua lo dovevo sottrarre, quindi qua è 4,375. Si trova? L'ho dimenticato i segni. Fino a che cifra si trova? Fino all'ultima dovrebbe essere 8. 4, 3, 7, 8, perché poi c'è il termine successivo che è dell'ordine 10 alla meno 10, infatti questo è 3, 6, 9, la decima decimale. Quindi vedete, fino a questa è corretto, vedete, il conto è perfetto. E perché quella dopo dovrebbe essere 10 alla 10? Perché è la decima decimale, no? Questo è 10 alla meno 1, meno 2, meno 4, meno 6, meno 8, meno 10. Questo è circa 10 alla meno, è 6 per 10 alla meno 8. Questo. Quello successivo sarà circa 3 per 10 alla meno 10. Perché ogni volta si divide per 2. E infatti 3 per 10 alla meno 10 a sommare, 5 e 3 fa 8. Quindi se volete, sommando il termine successivo avete anche la decima cifra decimale. 6 perché era 100 diviso 16 fa 6 qualcosa, fa 6 per 10. Infatti questa era 6 per 25 per 10 alla meno 8, quello successivo è 3.125 per 10 alla meno 10, a sommare mi dà questo 8. E poi in questo modo in realtà io potrei calcolare anche altre cifre, potrei calcolarne 12, 14, 16, metto 5 minuti, però intanto con la calcolatrice non lo potrei fare, con la calcolatrice arrivo alla decima cifra e basta, ok? Con il calcolatore lo potrei fare, però il calcolatore lo devo programmare, a meno che non ho un programma che già lo fa in automatico, perché che possa darmi l'approssimazione, ecco. Adesso cominciate a capire la differenza tra esatto e approssimato. Questo è esatto, questo è approssimato. Se tu prendi un programma, anche un programma elementare, senza parlare di matematica o MATLAB o MAPLE, ma parlare di un programma anche come Derive, se tu scrivi questa quantità e la lasci indicata, se poi dici approssimala, lui ti chiede quante cifre decimali vuoi. Dici 10, te la fa fino a qua. Dici 20, ti mette altre 10. Dici 100, ti mette tutte 100, non ci mette niente. Quindi è un programmino molto semplice. Chiaro? Quindi questa è. Allora vedete che non è teoria, è teoria che poi può diventare pratica, che può essere utile a fare i conti. Riposiamoci un momento.